Benvenuti al consueto appuntamento con il Golfo News in studio Andrea Conte. Iniziamo come sempre dalle notizie, dai titoli principali. Formia, Vindicio, tre surfisti sono stati tratti in salvo dalla motovedetta della Guardia Costiera di Gaeta. Formia, arrestata una 19enne di nazionalità serba per furto di oro per un valore di 10.000 euro circa all'interno di un appartamento. Gaeta, un 26enne, è stato arrestato presso Villa delle Sirene perché è resosi responsabile di accoltellamento nei confronti di un suo connazionale con il quale aveva iniziato un litigio per futili motivi. Terracina parte anche quest'anno l'istituzione delle isole pedonali nella cittadina. I luoghi prescelti saranno Viale della Vittoria, Centro Storico Alto, Piazza Mazzini e Via del Rio. A Spigno Saturnia è prevista per mercoledì 1 maggio la 31esima edizione del Giro delle Contrade. Santi Cosma e Damiano, sesta presenza nel comune dello Yacht Med Festival. Da quest'anno si promuove la realizzazione di manufatti realizzati con la stramma, presenti anche il pane e l'olio locali. Vedremo anche il servizio di Nino Martucci. A Minturno, democrazia partecipativa, coinvolgimento dei cittadini, idee, proposte e suggerimenti che fanno crescere il paese. Ascoltiamoli. Sud Pontino, problema acqua torbida, i sindacati si attivano per chiedere risarcimenti. Latina, arrestata una 44enne di Nettuno per furto di cellulare. Sessa Aurunca, rifiuti interrati sotto la strada statale Appia, la denuncia di Legambiente. E infine le notizie della TV Telegolfo, calendario, registrazioni, countdown. Iniziamo da Formia. Sabato pomeriggio, intorno alle ore 13:30 circa, la motovedetta della Guardia Costiera di Gaeta, la CP 724, in attività di controllo e monitoraggio delle acque del circondario marittimo, è intervenuta in soccorso di tre surfisti in difficoltà. Si tratta di E, 51 anni di Napoli, GV, 45 anni di Napoli, CE, 18 anni, sempre di Napoli. I tre napoletani erano partiti dal porticciolo di Vindicio, ma nonostante la giornata soleggiata, sono stati messi in difficoltà dal vento di nord-est che soffiava in zona. L'equipaggio della motovedetta, accortosi della situazione di emergenza che si stava presentando a circa un miglio dalla costa, con i tre surfisti che sbracciavano per richiamare l'attenzione, ha proceduto traendo in salvo a bordo dell'unità navale i tre surfisti con le rispettive tavole. Rimaniamo ancora a Formia. Sabato scorso, nel corso del pomeriggio, i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia hanno tratto in arresto NV, 19enne di nazionalità serba, pregiudicata, già aggravata da provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Unitamente ad altro complice, in corso di identificazione, è stata sorpresa all'interno di un'abitazione dalla quale sottraeva oggetti in oro per valore complessivo pari a 10.000 euro. La donna è stata associata presso le camere di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo. A Gaeta, venerdì sera alle ore 22 circa, nei pressi di Villa delle Sirene, i carabinieri sono intervenuti e arrestato un 26enne Romea N di nazionalità romena che nei pressi del bar dell'Angolo, probabilmente a causa dell'abuso di alcol e sicuramente per futili motivi, è giunto alle mani con un suo connazionale. Nella controversia, il 26enne ha tirato fuori un coltello a serramanico e colpito il suo connazionale, procurandogli un profondo taglio alla mano destra. Fermato
ferita poi refertata all'ospedale Dono Svizzero di Formia con una prognosi di 7 giorni. Il 26enne, poco dopo l'aggressione, si è dato alla fuga, ma è stato immediatamente rintracciato in un'abitazione di via Indipendenza dai carabinieri. Questa abitazione fu presa regolarmente in affitto, ancora in possesso dell'arma utilizzata. L'uomo è stato trovato ancora con l'arma utilizzata per accoltellare il suo compagno. L'uomo è così stato tratto in arresto per lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Sabato mattina l'uomo è comparso davanti al tribunale di Gaeta, dove si è tenuta l'udienza per direttissima, ed è stato condannato ad 8 mesi e poi rimesso in libertà in quanto incensurato. A Terracina la giunta comunale ha deliberato la situazione di diverse isole, chiedo scusa, l'istituzione di diverse isole pedonali. L'interdizione al traffico veicolare sarà attuato in Viale della Vittoria, Centro Storico Alto, Piazza Mazzini e Via del Rio. Riproponiamo le isole pedonali, afferma il sindaco Nicola Procaccini dopo il notevole risultato ottenuto lo scorso anno, ma anche in considerazione delle molteplici richieste che ci sono pervenute dalle attività commerciali, operative e nelle zone interessate. A queste domande abbiamo voluto dare una risposta positiva perché riteniamo che una città sia vivibile se riesce a recuperare spazi di socialità capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini che la abitano oppure che la frequentano. Ovviamente i tratti di strada resi liberi dalle macchine dovranno essere luoghi di socialità e animazione. Il comune, termina il sindaco Nicola Procaccini, farà la sua parte organizzativa, mentre le attività commerciali che insistono nei tratti prescelti dovranno essere particolarmente dinamiche e propositive anche nella loro offerta. Il servizio d'ordine sarà curato in primis dal personale della polizia locale e poi anche dalla squadra comunale di protezione civile. La Spigno Saturnia, mercoledì 1 maggio, la Proloco di Spigno dà appuntamento ai cittadini per la 31ª edizione del Giro delle Contrade. La manifestazione organizzata dalla Proloco di Spigno Saturnia in collaborazione con l'amministrazione comunale e con diverse associazioni locali vede riuniti amanti della natura, della buona tavola e di quanti desiderano vivere atmosfere di calore popolare. Il Giro delle Contrade è infatti una sapiente alchimia tra feste di paese, passeggiata ecologica e kermesse di intrattenimenti vari. Il giro si articola in 3 percorsi: il giro corto di 8 km, il giro lungo di 10 km e il giro escursionisti di 19 km. Questi percorsi si snodano lungo le contrade di Spigno Saturnia, comune che si arrampica sulle pendici dei Monti Aurunci e che propone una natura ancora incontaminata, arricchita dai colori e dai profumi della primavera. I partecipanti potranno ripercorrere i sentieri storici, i tratturi che gli abitanti del luogo percorrevano per raggiungere i posti di lavoro e i servizi, quali i mulini, fontane e chiese di un tempo. La manifestazione prevede inoltre momenti di piccole rappresentazioni teatrali, esibizioni folcloriche e sportive, grazie alla collaborazione di associazioni operanti sul territorio, quali Teatro di Rimosa, Associazione Rio Conca, Gruppo Folclorico Le Contrade, Associazione Arcieri di Santo Stefano e Associazione Amici del Golfo. Le iscrizioni alla passeggiata si effettueranno a partire dalle ore 7 del mattino del 1º maggio fino all'ora della partenza, fissata alle ore 10 presso il botteghino dell'organizzazione in Piazza Dante a Spigno Nuovo Centro. Le quote di iscrizioni danno diritto alla fruizione di un pasto completo, alla degustazione presso punti ristoro previsti lungo i percorsi, ad un oggetto ricordo della manifestazione e a tanti premi di partecipazione. La festa continuerà fino a tarda sera con l'intrattenimento di musica e
e di Balli. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.prolocospignosaturnia.com oppure inviare un'email all'indirizzo di posta elettronica spigno.proloco@hotmail.it oppure telefonando al numero 328 460 454. Santi Cosma e Damiano, il comune anche quest'anno sarà presente allo Yacht Med Festival, che conta ormai la sesta edizione. A comunicarlo è il vice sindaco Vincenzo Petruccelli e assessore alla cultura, il quale esprime piena soddisfazione per questa ormai costante presenza ad una manifestazione che si afferma di anno in anno in maniera esponenziale, partecipazione che rappresenta una tappa fondamentale in un percorso che si sta seguendo grazie anche alla collaborazione della Camera di Commercio e della Confcommercio e ovviamente dei produttori locali per giungere al riconoscimento e alla promozione dei prodotti tipici locali considerati come risorsa fondamentale per poter iniziare anche un discorso in prospettiva turistica. Lo Yacht Med Festival di Gaeta, giunta alla sesta edizione, è stato inaugurato il 20 aprile alla presenza delle massime autorità nazionali e locali. Lo scorso anno vide la presenza di oltre 300 espositori nell'ambito della nautica e dei prodotti tipici e rimarrà aperto ai visitatori fino al prossimo 28 aprile. Nello stand del comune Aurunco troverà posto la stramma di cui si cerca di favorire la promozione, considerato che si tratta di una forma di artigianato unica in Italia e forse nel mondo e che rischia di cadere nell'oblio dell'estinzione, se non diventa appunto oggetto, come si sta cercando ormai di fare da diversi anni, di progetti promozionali che ne favoriscano l'utilizzo come strumento di attrazione turistica. Altro prodotto presente in rappresentanza di Santi Cosma e Damiano è quello del pane, che richiama antiche tradizioni di carattere culturale e sociale, già oggetto di alcuni progetti che sono stati realizzati negli ultimi 3 anni, in primis quello del pane dei Santi Medici. Troverà posto anche l'olio con le olive locali, di cui quest'anno si è svolto per la prima volta un concorso e sul quale si sta iniziando a ragionare per guardare questo prodotto in termini di sviluppo anche di carattere economico. Vediamo il servizio di Nino Martucci. Diamo il benvenuto a tutte le autorità civili in Italia, religiose, a tutti gli ospiti qui convenuti per la cerimonia con cui ufficialmente si apre la sesta edizione dello Yacht Men Festival. Il gonfalone della città di Gaeta, comune che ospita la manifestazione. Faranno ingresso sul luogo della cerimonia il prefetto di Latina, dottor Antonio D'Acunto, e il controammiraglio Francesco Maria De Biase, comandante del comando marittimo militare autonomo della capitale. Poi c'è l'inaugurazione, mica adesso. No, sì. Forse fin qua, dai. Sì.
Buongiorno e colgo l'occasione per dare il benvenuto a Sua Eccellenza il Prefetto di Latina, Sua Eccellenza Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, il Signor Questore, tutte le autorità militari, civili e politiche presenti. Oggi sono veramente emozionato, per me è la prima volta e questa apertura di questa sesta edizione dello Yacht Med Festival dimostra che questa manifestazione ormai è diventata una vetrina per il nostro territorio, non solo la città di Gaeta, ma tutto il Golfo, l'intera regione Lazio. Vincenzo Zottola, presidente della Camera di Commercio di Latina, rivolge il suo saluto. Buongiorno a tutti, grazie Sindaco per le bellissime parole, un saluto a tutte le autorità qui presenti, ma soprattutto un ringraziamento a tutti coloro che partecipano allo Yacht Med Festival e che con la loro presenza e la loro partecipazione hanno reso sempre più importante e più grande lo Yacht Med Festival. In questo va un ringraziamento alla Marina Militare Italiana che è qui presente con due imbarcazioni, alla Guardia di Finanza, al Corpo delle Capitanerie di Porto, alla Direzione Marittima, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, a tutti quegli uomini che sono preposti alla sicurezza della nostra economia. Prende ora la parola il dottor Pasqualino Monti, presidente autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Buongiorno a tutti, innanzitutto un saluto e un ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto di Latina, a Sua Eccellenza il Vescovo, a tutte le autorità presenti, autorità militari, religiose, civili. Io vorrei innanzitutto congratularmi e fare il mio sincero in bocca al lupo a Enzo Zottola. 6 anni fa, come ha detto giustamente il Sindaco, avesti questa bellissima intuizione di realizzare questa speciale manifestazione che oggi non rappresenta più qualcosa di locale, ma ha una rilevanza a livello nazionale e internazionale. La dottoressa Sonia Ricci, assessore all'agricoltura della Regione Lazio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi corre l'obbligo per primo ovviamente di portarvi il saluto di Nicola Zingaretti. Sapete bene, oggi è impegnato alla Camera, abbiamo un compito molto arduo in questi giorni. Per prima cosa voglio ringraziare gli organizzatori di questa straordinaria manifestazione per il loro impegno, la costanza e soprattutto in un grande momento di crisi come questo. La passione per le cose che si fanno dimostra poi che i risultati arrivano. Il dottor Antonio D'Acunto, prefetto di Latina, rivolge il suo saluto. Comandante, dia pure il riposo, grazie. Signor Sindaco, Eccellenza Monsignor D'Onorio, autorità militari, civili, ammiraglio De Bianzi, devo dire che tra le tante manifestazioni che fortunatamente questa provincia riesce a organizzare, questa di Gaeta mi emoziona particolarmente perché contiene due degli elementi che ancora oggi mi fanno, lo dicevo forse anche in qualche altra occasione, ma voglio ripeterlo, la bandiera italiana è il mare. La nostra benedizione e per l'intercessione della Vergine Immacolata vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E ogni augurio. Dice la madrina. Aiutatemi moralmente, perché è una grande responsabilità. Scusate le spalle. E torniamo in studio a Minturno. Passamano arrugginiti, pericolosi per chi passeggia sul lungomare di Scauri. Questa è la denuncia di un utente che in una lettera ha denunciato tale stato di degrado. Volevo segnalare una cosa che ho visto passeggiando sul lungomare di Minturno. I passamano in ferro delle discese a mare delle spiagge libere sono bucati dalla ruggine. I fori nei tubi verniciati di verde si trovano nelle saldature delle parti a gomito. Se accidentalmente si fa scivolare la mano in quel punto, c'è il serio pericolo di tagliarsi. Infatti, in quei punti il ferro è affilatissimo, causa corrosione da ruggine. Io ho notato questa cosa all'altezza della piccola piazzetta
davanti la pineta di Marina di Minturno. Preferisco segnalarlo a voi, visto che solo così qualcuno al comune si muoverà, forse. Questo non è l'unico disagio riscontrato dai cittadini. Molti lamentano la scarsa pulizia del lungomare, pieno di escrementi lasciati dai cani, i cui padroni non si degnano di ripulire, come pure l'immondizia spesso lasciata agli angoli delle strade ridotte a colabrodo e via discorrendo. Prendo spunto da tali istanze per una breve riflessione. Alle porte dell'estate mancano ancora seri lavori di manutenzione del territorio per città come Minturno, che ha un lungomare che si estende da Marina di Minturno fino a Scauri per oltre 3 km. Unito alla parte di Pantano Arenile, il nostro comune avrebbe quasi 10 km di litorale, purtroppo lasciato nel pieno degrado. Eppure, se non si punta sul turismo, su cosa può contare il nostro territorio? Personalmente penso che non esista soltanto il turismo estivo, quello balneare, tanto per intenderci. Ci si dimentica degli scavi archeologici di Minturno, del centro storico di Minturno, del castello baronale. Le risorse ci sono, infatti, ma vanno valorizzate. Come? Con un progetto serio di riqualificazione che passa anche per il coinvolgimento dei cittadini, perché le idee non nascono a comando, quindi un bravo amministratore potrebbe contare sugli spunti che provengono dal basso e spesso sono anche a buon mercato. Oggi va tanto di moda il concetto di democrazia partecipativa. Ebbene, applichiamola anche a Minturno. Questo era un articolo di Giuseppe Mallozzi. E andiamo al sud pontino. A seguito di quanto già denunciato dai pensionati SPI, FNP e WILP del sud pontino, congiuntamente alle associazioni dei consumatori sul fenomeno dell'acqua torbida proveniente dalla sorgente di Capodacqua, la quale ha interessato tutti i comuni del sud pontino, dove purtroppo, secondo le categorie dichiaranti, bisogna constatare che a tutt'oggi il fenomeno dell'acqua torbida permane. Ci troviamo a nostro avviso di fronte ad un problema strutturale che si ripete ormai da anni e che richiederebbe da parte della società Acqua Latina investimenti radicali sul sistema di captazione alla sorgente e non solo inutili manutenzioni di mantenimento di una rete idrica ormai vetusta. Nonostante le assicurazioni date in questi giorni dalla società, i disagi sono continuati e per l'approvvigionamento dell'acqua potabile da parte dei cittadini dei comuni colpiti, in particolare le fasce più deboli della popolazione anziana, questi sono stati costretti ad acquistare scorte di acqua potabile in bottiglia, con un aggravio economico e sociale. Per queste ragioni hanno chiesto a tutti i sindaci dei comuni del sud pontino di mobilitarsi affinché nella prossima riunione del lato 4 venga affrontata e risolta la problematica dell'approvvigionamento di acqua potabile. Ci troviamo in presenza di un'emergenza sociale e sanitaria, è stato dichiarato, per cui tutte le istituzioni locali sono chiamate ad assumersi le loro responsabilità a tutela della salute dell'intera collettività locale. Vogliamo ricordare che i sindaci sono i primi responsabili della salute dei loro cittadini. Spetta a loro il compito di tutelarla. Inoltre chiediamo, come sindacato unitario dei pensionati, congiuntamente alle confederazioni di CGL, CISL e UIL e le associazioni dei consumatori aderenti alle organizzazioni già citate, di apportare modifiche ai regolamenti esistenti relativamente agli indennizi contenuti nella Carta dei Servizi di Acqua Latina, inserendo come fattispecie indennizzi anche nei casi di non potabilità dell'acqua o presenza di arsenico, problema che interessa anche i comuni della nostra provincia. Infine, riteniamo di avviare procedure nei confronti del gestore Acqua Latina per la richiesta di risarcimento danni subiti a favore dei cittadini. Nei prossimi giorni le nostre associazioni dei consumatori si attiveranno per rendere pubbliche le modalità di adesione dei cittadini che vorranno partecipare a questa iniziativa.
a Latina sabato scorso, i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, traevano in arresto MV, 44enne, residente a Nettuno, la donna, allo scopo di sottrarre un telefono cellulare ad una minore, la aggrediva per poi darsi a precipitosa fuga. I carabinieri, allertati dalla vittima e giunti immediatamente sul posto, individuavano e bloccavano la malfattrice, che si era nel frattempo nascosta all'interno di un autobus. La 44enne è stata arrestata e trattenuta presso la camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo, mentre l'apparecchio cellulare oggetto di furto è stato restituito alla legittima proprietaria. Sessa Urunca, nella provincia di Caserta, sulla strada statale Appia, sulla variante al bivio che conduce alla centrale nucleare del Garigliano, proprio sotto questa lingua di catrame e bitume sarebbero stati interrati e tombati rifiuti inquinanti. A lanciare l'allarme è stata la sezione di Legambiente Campania. Una serie di telefonate anonime arrivate nei giorni scorsi hanno denunciato che sulla statale Appia, sulla variante realizzata per eliminare la doppia curva in territorio casertano, sarebbero stati interrati sotto il nuovo manto d'asfalto materiali inquinanti. All'inizio non abbiamo dato peso alle telefonate, trattandosi di persone anonime, ma l'insistenza, attribuibile anche a persone diverse, cambiando di volta in volta le voci, ci ha spinto a rivolgerci al commissariato di polizia di Sessa Urunca. Il racconto è di Michele Buonuomo e Giulia Casella, rispettivamente presidente regionale Legambiente e consigliere nazionale Legambiente, che hanno ora sporto denuncia. Alla nostra richiesta se ci fossero riscontri al contenuto delle telefonate, scrivono in una nota i due rappresentanti di Legambiente, ci è stato risposto che ci sono indagini in corso coperte dal segreto istruttorio. Nel rispetto del lavoro della magistratura auspichiamo che in tempi brevi sia fatta chiarezza sulla denuncia dello smaltimento illecito che, se accertato, comporterebbe rischi notevoli per l'ambiente e la salute delle persone. Trovandosi nella zona indicata, coltivazioni di ortaggi vari che, una volta contaminati, andrebbero nella catena alimentare, minando la salute dei consumatori. Ma c'è dell'altro. Il sospetto di Legambiente è che questi rifiuti possano aver contaminato anche la falda acquifera. Le indagini sono ora in corso e non si esclude che presto possano avere risvolti davvero clamorosi. L'ultima notizia per questa edizione è un aggiornamento dei programmi televisivi di Telegolfo. Inizierà giovedì 25 aprile sulla nostra emittente Countdown verso il volto delle prossime amministrative a Formia, trasmissione condotta da Simona Gionta e realizzata grazie alla collaborazione tra la nostra emittente con Itri TV e la redazione del forumnews.it. La trasmissione è una presentazione chiara e concreta dei programmi elettorali, delle idee, dei progetti, dei candidati, non uno scontro, non un confronto sterile e chiassoso, ma domande precise e costruttive che possono guidare i cittadini verso un voto consapevole. In studio un rappresentante prescelto da ogni lista coalizione per discutere della tematica oggetto della trasmissione. Il programma di registrazione prevede i seguenti incontri presso le officine culturali di Formia, alle quali è possibile partecipare come pubblico. Si inizierà il 23 aprile, attività produttive e sviluppo economico, 24 aprile cultura, turismo e sport, 29 aprile ambiente, 7 maggio urbanistica, viabilità e lavori pubblici, 14 maggio servizi sociali, 21 maggio confronto tra candidati a sindaco. Grazie ad un sondaggio aperto sulla testata giornalistica Forum si raccoglieranno le domande dei cittadini da porre agli ospiti sui diversi temi trattati in trasmissione. Si informa ancora i cittadini e gli ascoltatori che dal 26 aprile il canale di Telegolfo cambia numerazione, passando dal 629 attuale al numero 810 del telecomando. È tutto per questa edizione del notiziario di oggi. Come sempre
Vi ringrazio per averci seguito e l'appuntamento è a più tardi con la prossima edizione del Golfo News. Arrivederci.